Uno sciopero di respiro nazionale sotto le finestre del direttore generale dell'ULS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. L'ospedale di Bassano è stato infatti indicato come luogo simbolo della protesta del NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche. Il San Bassiano, per voce di Andrea Gregori, segretario NURSIND di Vicenza, diventerebbe pertanto teatro di una manifestazione che punta il dito proprio contro le scelte del DG Bramezza. Le criticità sono quelle di una professione infermieristica che negli ultimi 10 mesi è stata sicuramente svilita dalle scelte di questa direzione, e quindi noi andiamo a manifestare il nostro disagio proprio in quella sede. Per capire l'importanza del diritto di sciopero occorre per un momento uscire dalla logica individuale ed entrare in quella collettiva del cittadino membro della comunità. Gli infermieri, gli eroi della pandemia, si sentono dimenticati da chi, come accaduto a Bassano, ha prima detto loro di rimboccarsi le maniche e poi ha deciso di metterli alla guida delle auto mediche, esponendo infermieri e pazienti a rischi concreti. Ha confermato lo sciopero per il 28 gennaio di tutto il personale infermieristico indetto dalla nostra organizzazione sindacale. L'ipotesi, salvo ordini diversi dalla segreteria nazionale, è per il personale vicentino di ritrovarsi di fronte all'ULS Pedemontana, la 7, che per noi in questo momento è il punto di criticità maggiore per la professione infermieristica.